Futuro anteriore, perché? Motivo numero 10. Perché si cambia o via da o verso? Quando pensiamo a come affrontiamo la nostra vita, la possiamo approcciare o via da, per cui evitando i problemi, o verso, pensando solo e subito all'obiettivo. Ecco, io sono una persona verso, ma in realtà si può essere entrambi e forse per ottenere, per pensare al cambiamento ideale, è proprio questo che bisogna mettere insieme, l'approccio via da e l'approccio verso. E il racconto prosegue qui, nelle aule, nel sito palestradellascrittura.it. Ciao, futuro anteriore.